Sì, diciamo che tornare qua a vestire la maglia del Pescara è stato molto emozionante, nonostante lo stadio era praticamente vuoto, però diciamo che già con i 1000 tifosi si inizia ad avere un po' di gente. E sono felicissimo di stare qua, come hai detto te, mi sono allenato poco, ho dovuto aspettare anche il doppio tampone, quindi con la squadra mi sono allenato soltanto ieri, però dai, sono felice, è un buon pareggio e andiamo avanti. Si poteva fare qualcosa in più, Cristian, a livello di prestazione, o sei insoddisfatto? Ma Generale. abbiamo iniziato molto bene, abbiamo schiacciato il Chievo nella loro metà campo, poi anche loro sono riusciti a salire un po' di più, ma è stata una partita equilibrata, diciamo, quindi portiamo un buon pareggio a casa. Sì, diciamo che la scorsa stagione non si è conclusa bene. Anche fare play-out contro il Pescara non speravo in un'avversaria diversa, diciamo, e diciamo che alla fine è andato un po' tutto male. Io ero a Perugia e da professionista dovevamo trovare il risultato per mantenere la categoria, però questo è il passato, ora penso solo al Pescara e sono felicissimo di essere qua. Scusa, non si è sentito. Ma non so risponderti precisamente. Ora inizierò ad allenarmi tutti i giorni con la squadra e sono sicuro che nel breve tempo possibile riuscirò a raggiungere 90 minuti. Cristian, ci parli un po'? Sì. Lo spero ed è quello che sto cercando. Voglio trovare continuità e cercare di portare il Pescara più in alto possibile. Ecco, Cristian, siccome si parla di te ormai da tanti anni, sembri un veterano della Serie B, invece hai appena 21 anni, no? Andrea Costantini parlava dell'importanza di questo campionato per te, ma che cosa è mancato, ad esempio, l'anno scorso? Tu eri partito benissimo qui a Pescara con Zeno, una grande stagione, poi l'anno successivo l'infortunio, il grave infortunio, insomma, ha rallentato la tua crescita. L'anno scorso qualcosina di buono l'hai fatto, è mancato qualcosa oltre alle cose che ho detto io? No, hai detto bene, l'anno scorso eravamo partiti anche bene, avevo fatto un paio di gol, poi è stato esonerato il mister, sono cambiate tante cose, diciamo che non ho neanche più giocato molto e non ho trovato continuità e sicuramente per un calciatore la continuità è la cosa più importante, non avendo minuti sulle gambe, neanche giocare è stato difficile, ma sono sicuro che questo sarà un anno molto positivo. Perfetto. Senti, Cristian, dove può arrivare questa squadra? Perché si parla, insomma, di salvezza, playoff, eccetera, eccetera. Che idee ti sei fatto? Tu più o meno conosci il campionato di B, conosci il valore dei giocatori. Che Sì, diciamo squadra che è? Che sono tipo di appena squadra? arrivato, ma già dai primi giorni di allenamento che ho potuto osservare, è una squadra molto forte, una squadra che sa giocare bene a calcio, con un centrocampo d'esperienza e di qualità. E sono sicuro che faremo bene. Ora è ancora presto per tirare le somme, però sono sicuro che faremo bene e con l'andare del campionato vedremo cosa potremo fare. Obiettivo doppia cifra, Cristian, quest'anno. Sì, diciamo, ma non voglio pormi obiettivi, voglio giocare, fare bene e poi quello che verrà, verrà. Ma che cosa ti ha spinto a tornare a Pescara? Cioè, quando hai saputo del Pescara, hai accettato subito, ci hai riflettuto un po'. Ma cosa mi ha spinto? Io sono sempre stato bene qua, l'ho sempre detto, è una città fantastica, la gente ama molto questa squadra, la città e la fiducia del presidente che mi ha dimostrato e soprattutto del mister mi hanno spinto ancora di più a tornare qua. L'hanno paragonato a Caprari, Cristian, che i primi anni quando andava in prestito non riusciva ad affermarsi, poi Oddo invece gli ha dato il là per una carriera scintillante. Poi ti ci rivedi un Ma po' a Gianluca? diciamo che come giocatore è un giocatore molto simile con le mie
con le mie qualità, diciamo. Speriamo di fare lo stesso percorso e di portare a testare in Serie A.